Nel confino di oggi abbiamo sviscerato, crediamo in maniera sufficiente e complessiva, una serie di problematiche attinenti alla attivazione della tariffa puntuale nelle realtà comunali. Tariffa che si chiama puntuale proprio perché va a misurare la quantità di rifiuti conferiti dalla singola utenza. E questa misura ha importanza in quanto incide sulla somma che il singolo deve pagare. La domanda a cui io personalmente ho cercato di rispondere è se giuridicamente ciò sia possibile ancor prima dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe regolare questo aspetto. La risposta è sicuramente sì, perché la legge sul punto è sufficientemente precisa e ci consente di ritenere sufficiente e rilevante la sola misurazione dei rifiuti cosiddetto secco residuo e la sua quantificazione in peso oppure anche solo in volume. Dal punto di vista tecnico sono emerse le problematiche relative alla rilevazione e alla conservazione dei dati, che dovrebbe essere un profilo di cui specificamente si dovrebbe occupare il tanto atteso regolamento ministeriale, ma che comunque è già possibile ad ora, con le conoscenze tecnologiche, riuscire ad adattare. Quindi il messaggio finale è sì, la tariffa puntuale è già attivabile, la tariffa puntuale è, se vogliamo, il futuro della imposizione sui rifiuti, in quanto è l'unica che può garantire elevatissimi livelli di raccolta differenziata e l'effettivo recupero dei rifiuti conferiti dai singoli.